Forza Nuova e Lotta Studentesca Agrigentina ed il Caro Libri, blitz notturno e striscioni innanzi ad alcuni istituti scolastici della città di Agrigento contro il governo e le case editrici. Su di uno striscione al muro, eccolo, è stato scritto più 36,7% di spesa scolastica. Grazie, ministro Gelmini. Su di un altro lenzuolo, svolazzante sull'inferriata di una scuola della città di Agrigento, è stata verniciata con lo spray la scritta «No alla mafia delle case editrici». Non si tratta di una iniziativa anonima, quanto accaduto è firmato ed è stato rivendicato dai militanti di Forza Nuova e Lotta Studentesca. Lui è Francesco Trupia ed è uno dei leader di Forza Nuova Agrigentina. Il movimento ha anche pubblicato su YouTube, eccolo, il video ufficiale di Forza Nuova contro la crisi, così come è presentato nel titolo. Ed è lo stesso Francesco Trupia che spiega, tramite una dichiarazione alla stampa, il perché ed il contenuto degli striscioni. Rispetto allo scorso anno, quest'anno le famiglie italiane affronteranno una spesa scolastica superiore fino al 37,5%. Ecco perché il grazie ministro Gelmini. Ancora Trupia. Sì, perché la Gelmini e il governo nazionale hanno ratificato il decreto numero 43 del 10 maggio scorso, che ha innalzato i tetti massimi di spesa. Un'altra tegola sulla scuola pubblica. E le famiglie si sobbarcheranno una spesa sui 900 euro per ogni figlio, come se non bastasse la manovra correttiva. Grazie! Non solo le accuse e la denuncia. Forza Nuova e Lotta Studentesca rispolverano il mito sessantottino del mercatino del libro usato e lanciano un appello a tutti gli studenti e alle famiglie. Per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato il mercatino del libro usato. Vi aspettiamo nella nostra sede ad Agrigento, in via Cicerone 17, tutti i pomeriggi dalle ore 17 in poi.